Quando è che il terzo valico sarà veramente operante? La conclusione dei lavori è prevista nel 2024, dicembre 24, con un'attivazione già nei primi mesi del 2023. I tempi di trasporto merci fra Genova e Milano? Saranno dimezzati con l'alta velocità del terzo valico, con un notevole miglioramento e incremento dei traffici merci. Il progetto del terzo valico porta con sé una serie di altri progetti che interessano i territori. I principali quali sono? Sono quelli che presentiamo oggi, che è il progetto condiviso di sviluppo del territorio alessandrino, che si basa su due assi portanti: sviluppo del turismo, sviluppo della logistica. Ci sono molti interventi di riqualificazione urbana, interventi importanti infrastrutturali, il ponte su Bornida, la tangenziale di Tortona, ma in complesso sono tanti interventi che ridisegnano un nuovo volto di questo territorio, ben 55 nuovi interventi collegati strettamente con la grande opera. Effettuati dagli enti locali? Sì, sono affidati agli enti locali perché è giusto che gli enti locali siano responsabili del loro sviluppo. Con il modello Morandi è cambiato qualcosa per il terzo valico oppure no? Certo che sì, che è cambiato qualche cosa, perché come commissario, come tutti i commissari, abbiamo dei poteri derogatori che consentono di snellire le procedure, accelerare i tempi, dare certezze ai soggetti coinvolti sui finanziamenti e sulle fasi successive di esecuzione. Quindi dopo oggi il provvedimento sarà approvato da me come commissario straordinario, proprio con i poteri speciali, senza bisogno di andare al CIPE, senza bisogno di altri provvedimenti, quindi una notevole semplificazione.